Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie su Minecraft e come potete vedere siamo nella 1.0 di Minecraft e l'obiettivo di questa serie sarà proprio finire il gioco nella prima vera e propria versione con l'Ender Drago. Andiamo subito. Vabbè, lo chiamo 1.0 semplicemente. Voglio vedere se c'era già l'hardcore. C'era già l'hardcore? Andiamo, stiamo subito. Ma com'era diverso, me lo ricordo. Me lo ricordo perché vedevi i video, ma anche perché non ce l'avevo neanche Minecraft io in quel periodo. Nel 2000, forse tu, non mi ricordo l'anno adesso. Fatemi abbassare un po' il volume che mi sta spaccando. È un po' alto il volume, non so. Sensitive. No, questa è un'altra cosa. È un po' alta. Ok, così va bene. Ma non c'è modo per abbassare il volume. Devo abbassarlo di più. 1%. Ok. Prendiamo subito della legna. Ovviamente in questa versione non c'è la skin. Infatti sono uno stiff. Mi viene in mente proprio quando i diamanti erano ancora. Cioè neanche avessero trovato il sacro Graal, i diamanti. Non ricordo se c'erano già gli achievement. No, non c'erano, a quanto pare. E ovviamente non è che andiamo a fare una casa, l'obiettivo è andare a trovare il drago e sconfiggerlo. E non è come adesso, quindi dovrebbe essere un po' più scarso di come era prima. L'unica texture che è rimasta uguale è forse quella del piccone e del resto. Forse le uniche che mi sembrano abbastanza simili a quelle vecchie. Perché la crafting table è diversa, il legno pure, quindi. Vabbè, andiamo subito. Di là c'è una montagna. Che non è neanche troppo elevata la sensibilità. Andiamo qui. Piccozza di. No, questa è diversa. Nettamente. Anche una spadina. Madonna, non mi ricordo più. Non mi ricordavo fosse così il vecchio Minecraft. Andiamo subito. Sì, dai, faccio vedere. Ok, va più qua. C'era già qui? No, non si può vedere l'utilità. Quindi se si spacca non lo posso vedere. O forse sì, ma non. Onestamente non. Mi ricordo. Facciamoci anche eventualmente un'ascia. Perché il legno può sempre servire. Andiamo. Ok, ah, c'è il carbone. Tanto non mi ricordo nemmeno se esistesse la Optifine in questa versione. Proprio non mi ricordo. Poi non dava neanche esperienza. Quindi non mi ricordo nemmeno se servisse o meno. Essere, cioè avere i libri per poter enchantare le cose, nel senso i libri attorno all'enchanting table. Non mi ricordo proprio se questa cosa servisse o meno. Cioè penso serve, però una cosa che ricordo di sicuro è che non servivano i lapislazzoli, erano quasi praticamente inutili. Adesso i lapislazzoli se non ce li hai non puoi incantare assolutamente niente. Ed effettivamente hanno acquistato una bella utilità. Qui non esiste neanche la seconda mano, che scomodità. Ok. Vai, andiamo subito. Facciamoci un po' di torce. Non c'è. Altro ce n'è.
Vediamo subito. Vediamo. Qui mi ricordo che anche qui erano molto più. Molto. Erano abbastanza rare, forse anche le zucche, ma questo. Sì, mi sembrasse che fu. Era così. Per un po' di questi funghi. Scusa un secondo. Ok. Io nel caso prendo tutto quello che c'è qui. Andiamo. Se potevamo già fare le zuppe con i funghi, non me lo ricordo. Vediamo. Sì, ci sono le ciotole. Come si craftavano però? Giurarsi che non mi ricordo minimamente come si craftassero. Come si craftano queste cose. Cioè, un secco. Anche perché qui non c'è il libro con tutti quanti i crafting. Qui devi impararteli un po' a memoria. Andiamo subito qui. Fammi vedere come si facevano le zuppe. Anzi, come si fanno. Perché non. Onestamente, essendo che non le crafto mai. Forse ho capito. No, aspetta. Forse mi ricordo. Dov'è il mio crafting table? Ah, ma perché non l'ha presa? Forse così, aspetta, eh. Mamma mia, com'è lì? Come si fa allora? Come si fanno le zuppe di funghi? Come si fa? No, curiosità. Come si craftano? Proprio una curiosità. Spostiamoci in un'altra zona, sperando che ci sia qualche animale. Siu, polli! Venite a me! Anche le piume davano. Non c'erano gli archi? Ah, ecco le piume. È proprio strano il design del pollo. Qui. Questi contorni rossi. Adesso non c'è la prima, non ha più il contorno. Ho preso un po' di vita e fare almeno una forma. Mamma mia, che scomodità. Vai. Facciamoci subito qualche bel pollo. Cioè, io non posso neanche fare questa cosa. Cioè, io se tengo shift non posso. Vabbè, cuciniamo questi due polletti. Anzi, due, sono sei polli. Andiamo subito. Però sa che non su. Bella quella montagna lì. Ok, lascio qui questi. Anche perché non ho più cosciotti. Vabbè, fammi mangiare un po' intanto. Com'era l'animazione? Vabbè. Allora. Vediamo se io con questi due polli ne nasce uno almeno. No. Ci ho provato. Allora. Datemi spolletti. Oh, fine. Ok, un livello ce l'ho già, ma ci voleva così poco per fare un livello, no? Andiamo, che qui non vedo niente. Lì c'è quella caverna che avevo visto prima, poi ci sarebbero anche le barche che mi ricordo che si rompevano subito. Si spaccavano dopo
dopo pochissimo tempo e non erano proprio bellissime, erano letteralmente un cubo di scavato in tutti i sensi. Di figuri. C'è anche una mucca lì, una caverna. Andiamo subito qui. Voi mi potreste servire, venite qui. Mamma mia, come asta. Oh, però non è danni di carne. Tre pezzi a testa. Le mucche sono. Forse anche le solite ne danno a terra. Non ci ho mai fatto caso. Ah, cosa ne ha dato uno? Era un cazzo. Ok, qui ho anche la pelle. Qui sta arrivando la notte. Magari giusto una casa per in giro la farei. Però adesso andrei subito a cercare del ferro. Qui c'è altra pietra. Mamma mia, che brutta che era la texture. Andiamo giù. Ferro? Ce n'è qua. È vero che prima ci tirava letteralmente il blocco con la pietra dentro così. Ed era anche molto carino in realtà da vedere questo. Ce n'è ancora. Bene. Qui non c'è. Ah, questa era l'uscita. Ma per ora direi che potrei anche mettermi. No, vai. Mettimi subito questo ferro a cuocere. Così possiamo farci. Sì, innanzitutto un piccone e una. Sì, un piccone. Perché per ora la spada non me la faccio. Almeno un po' di più, almeno si vede. Perché qui non c'è neanche la mano sinistra dove tu tieni e poi clicchi, non lo puoi fare questa cosa. Ah, vedi che c'erano alcuni achievement? Non mi ricordavo ci fosse. Ok, beh, in effetti potevo aspettarmi che ci fosse qualche achievement qui. Subito un bel piccone. E direi che dopo aver fatto tutto il percorso, almeno momentaneo, qui all'inizio, direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!